Signori, ma siamo pronti? Ma siamo pronti ad iniziare? E allora, iniziamo! Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda puntata dei Table Game Live Championship. Grazie Pervincalti per esserti iscritto al canale, iscritta al canale. Benvenuti a questo secondo appuntamento dei Table Game Live Championship. Siamo alla resa dei conti, sta Lupus e devo sicuramente abbassare la musica perché sono sicuro che è altissima. Allora, abbassiamo un pochino. Ragazzi, fatemi sapere, ciao amiche, fatemi sapere se i volumi ci sono. Fate un po' di confusione in chat in questo sabato sera tutti insieme, perché stiamo per iniziare una partita a Lupus in Fabula fantastica. È arrivato il momento di presentarvi al solito i nostri compagni di avventura. Oggi vedrete 8 scene, ma sono in 9, tanto lo vedrete tra poco che sono in 9. Signore e signori, ecco a voi i nostri concorrenti. Ciao ragazzi, siete in onda! Buon salve! Ciao! Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto, chat, amici miei, ricordatevi di controllare i volumi. Ditemi se i volumi ci sono, se sentite me, se sentite tutto. Battete un colpo. Vi vedo spenti stasera, chat.
fate un po' di casino, è sabato sera, anche se siamo in quarantena, fino alle 10 non siamo nemmeno illegali, dalle 10 c'è il coprifuoco e possiamo continuare, grazie per Vincalti, ce la farò a dirlo bene il Nick entro fine serata. Bene, a cosa giochiamo stasera? Stasera giochiamo a Lupus in Fabula. Ah, intanto facciamo le presentazioni, al solito, per chi non c'era la volta scorsa, c'è che esce il gatto. Presidente Miche ci chiede il gatto. Cominciamo dalle presentazioni. No. Allora, abbiamo quattro squadre, vi faccio vedere subito la classifica. Io non sapevo niente. Mi sono entrati in testa, mi hanno detto delle cose. Ok, un attimo che non si sentì. Mi ero dimenticato di mettere il microfono in questa scena. Allora, dicevo, commercialista a 2 punti, nerd a 2 punti, prima posizione, Nuvolini a 1 punto e podcaster che invece ci hanno fregati tutti. Se segna Ronaldo, voglio l'urlo del Siu di Miche in live. Non ci sarà quello di Miche, ma ci sarà il mio, tranquillo Ivan. Allora, passiamo a ritorniamo alla schermata, ma entriamo direttamente nella schermata di gioco. Allora, no, non mi ha cambiato la grafica. Datemi un secondo che prendo la grafica nuova, perché mi sta facendo della confusione. Non capisco come mai. Allora, sono già 17, che bellezza. Datemi un secondo, non mi ha salvato le modifiche alla grafica. Questa non è una bella notizia. Allora, datemi un secondo che devo sistemare una cosina al volo. No, è in grafiche. Scusate, ma come sempre ce n'è una ogni volta. Allora. Il bello della diretta. Bello della diretta. Allora. Ma intanto vi possiamo ricordare che domani uscirà. Ci chiedono perché penalità a TV. Ora specifichiamo subito il perché della penalità ai podcaster. Allora. Che il nostro obiettivo rimanere a zero. Allora, c'è chi gioca per vincere e chi ci gioca per perdere. Ok, allora adesso abbiamo la grafica corretta. Come funziona stasera? Innanzitutto, perché la penalità ai podcaster? Penalità ai podcaster perché hanno barato durante Trivial, abbiamo visto che hanno ricevuto delle soffiate su quasi tutte le risposte che hanno dato. Ho controllato. E chi dice che non è vero? E chi dice che non è vero sta continuando a barare. Sono stati... Penalità di nuovo. Ha già segnato. Ragazzi, mi hanno chiesto una cosa quelli della chat. Sì! Ha segnato davvero? Ma lo faccio io? Sì! Allora... Bene, signore e signori, è arrivato il momento di spiegare come funzionerà questa fantastica serata. Allora, le squadre giocheranno a Lupus in Fabula. Conoscete tutti, immagino, il gioco. Come funzionerà il gioco? Abbiamo 2 lupi. Abbiamo 1 veggente e poi tutti contadini o villici. I ragazzi riceveranno sia la comunicazione dei ruoli, sia mi comunicheranno le cose tutto via WhatsApp e voi quindi non vedrete nulla. Durante la notte tutti spengeranno la telecamera per fare in modo che voi non siate in grado di sapere chi sono i lupi e chi il veggente e chi gli altri. Perché anche voi giocate e anche voi avete una funzione fondamentale. Potete sfruttare infatti il vostro fan bonus. Qual è il fan bonus di questa sera? Il fan bonus di questa sera, signori, è un'arma enorme, perché una volta per partita potrete resuscitare durante la notte uno dei concorrenti andati al tappeto. Chi sono? Quindi qual è la vostra possibilità? Quindi, quello in alto a sinistra è il lupo. Già dichiarazioni forti all'inizio, è già stato trovato il lupo, Walter. Possibile? Subito. Comunque, dicevo... Attenzione, Dicevo, sì, infatti, lui è il capitano. Dicevo, ragazzi, aiuto che mi perdo subito, se no. Allora, cosa potete fare, chat? Una volta a
partita potete scrivere in chat chi volete resuscitare, chiaramente di chi è già morto. Questo gli permetterà di tornare in gioco. Voi non saprete il ruolo, quindi non sapete chi resuscitare. Poiché si tratta del fan bonus, voi durante la serata faremo più partite, chiaramente. Voi potrete resuscitare solo una volta per squadra una persona. Quindi se al primo giro resuscitate Lucre, che è delle commercialiste, poi non potrete resuscitare finché quantomeno non finisce il finché non finisce tutto il giro. Non potrete resuscitare né Lucrezia né Elena. Quindi finché non vengono resuscitati tutte e quattro le squadre, non potete ricominciare il giro delle revive. Tutto chiaro, chat? E soprattutto tutto chiaro, ragazzi, che si gioca? Fatevi yes, sentire. Tutto chiaro. Sì. Allora, direi sì, signor capitano. Bene. Oh. Non ho sentito bene. Oh. Allora, signori, posso avviare il sorteggio dei lupi. Oh, che ansia. Che poi c'ho la live di Twitch qui davanti, ritardissimo. L'ansia. Adesso usciamo già e chiudiamo tutto. Aspettate, aspettate, vi comunico i ruoli. Dici che si fa prima si di alta voce. Ve li dico ad alta voce. Intelligente. Però prima di scriverci dici di spegnere tutto, sennò siamo i vari. Sì, sì, quando inizio ve lo dico. Quando inizia? E se non inizia? Ma che palle ste barre nere. E vabbè. Io le vorrei le barre nere, te invece non le vuole le barre nere. Mi tocca andare più nero perché sennò sono tutta testa. Ma che bellezza, cioè. Salve. Ci sono, ragazzi, che questo sarà il momento un pochino più lungo della serata. Ok, allora, ho comunicato i ruoli ai ragazzi. A questo punto possiamo iniziare la prima partita con la notte. Scende la notte e tutti spengono la videocamera. Boom, 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 boom. Telecamera. E spengono anche il microfono. 2-0, mi piace questa cosa. Grazie Ivan che mi tieni aggiornato sulla Juve, che non la posso guardare. Grazie davvero. Allora, signori, potete comunicarmi mediante chat chi volete, di chi volete sapere il destino, oppure chi volete votare. Chiaramente, chat, non chiedo a voi niente perché sono ancora tutti vivi, ma dal prossimo turno potete già scegliere di giocarvi il fan bonus. Oggi scegliete voi quando giocare il fan bonus. È un momento di grande attesa. Ok, nel frattempo il rosso è sospetto. In cosa consiste il fan bonus? Il fan bonus di questa sera potete, giocando realmente a Lupus, potrete resuscitare uno dei concorrenti in gara. Potete resuscitare uno dei concorrenti durante le partite. Quindi, la notte si è conclusa, signori, riaprite le vostre telecamere e fatevi vedere. E accendete anche i microfoni. Salve. Allora, ragazzi, buongiornissimo, caffè. Ma per qualcuno di voi, caffè. Niente caffè, ma solo lupi affamati. Cecche, mi dispiace, sei morto. Addio! Allora, devi spegnere. Morte più bella. Questa se la gioca con le morti di Beppe Fiorello della Rai, per quanto mi riguarda. E possiamo passare. Sono morto col sorriso, se non altro. E possiamo passare alla discussione. Avete 5 minuti di tempo per chiacchierare. Sì, c'è il veggente. Ok, sono appena sputtanato. Bene. Vedete, io non sono lupo e non sono qual è l'opzione che hai scelto alla fine? Raga, per me è Libe e lupo. Non ho letto vi ricomunico le opzioni, vi ricomunico i ruoli. Due lupi, un veggente e tutti i vidici.
Ok. Allora, io che mi permetto di condurre il gioco perché so di essere innocente. Per me è Dib e Lupo, perché quando Cecchi ha... cioè, quando Pietro ha comunicato che Cecchi è stato mangiato, Dib ha fatto una faccia di falso stupore. Proprio da, attore di Cinecittà. Io personalmente non avrei mai ucciso Cecchi, perché non lo vedo come una minaccia, senza offesa. Attenzione, si parte di diss. Cioè, siamo a turno 1 e si va a dissare cattivi così. Io non lo so. C'è che puoi replicare. Puoi replicare anche da morto. Sappi che la prossima volta morirà per primo. Sa già che chi è il lupo, te lo dico subito. È chiaro. Ivan, allora, chi è Sam? Poi, probabilmente non è Lucrezia, perché sennò avrebbe ucciso Michele. 99% delle volte funziona così. Guarda, lo stavo per dire io. Cioè, è la cosa che stavo per dire io. Quello potrei essere, cioè, quasi convinto. Potrei essere quasi convinto. Perché Michele non ha ancora accusato Lucrezia, sono confusa. Sicuramente un giro può essere un lupo. Perché se il lupo fosse la stessa squadra, come, scusami? È morto. Lupi non possono essere la stessa squadra, no? Mhm. Quindi se il Cecchi è morto, Edoardo rimane... Per me sono, cioè, Edo e Dib. Per me sono Edo e Dib. Per me c'è Walter che vuole buttare. Per me Dib non è. Perché Cecchi chi lo butta fuori? Secondo me Edo per spiazzare tutti. E poi era con Dib assieme. Pietro, dimmelo. Punto tutto per uccidere Walter e poi vinco. Il punto ce l'abbiamo uguale. Se rimani in vita, ci devo pensare. Sì, i punti li prendono tutti i bimbi e tutti i lupi se vincono. Sì. Anche se muoiono, è uguale. Okay, però, allora, Michele è veggente perché ha voluto acquistare Ronaldo a inizio anno. Allora, come non ti va? Allora, sì, bravo, Dib, scrivite in chat. Nel frattempo vi dico che il vostro tempo è finito. Facciamo 3 minuti perché mi sembra che sia più che sufficiente come tempo di discussione. Quindi, allora, io votiamo per come vi vedo nello schermo, che mi torna più comodo. Quindi, Walter. Io voto Edo. Edo, fai vedere la manina. 1, segna 1, tieni conto. Ciao. Allora, Divex. Walter, segno 1. Contate Walter. Elena, sta a te. Ah, io voto Edo. Edo, 2. France. Anch'io voto Edo. Edo. Voto Walter. Walter, segna 2. Miche. Io volevo votare Luca, però voto... Vabbè, è inutile come cioè... no, vabbè, io metto tutto nelle mani di Luca e voto quello che ha 2, che scusa, Walter. Walter segna 3. Lucre 3 a 3. Anch'io Walter. Walter, è stato un piacere, ma sei morto. Ma non c'è la ringa finale. No, per te. Non c'è la ringa finale, 4 a 3, non c'è la ringa finale. Mi spiace. Bella, ragazzi. Vincerà per te, tranquillo. Avete fatto l'errore peggiore della vostra vita. Sti bastardi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Questo primo turno è passato con le morti di Cecchi per mano dei lupi e di Walter per mano del villaggio. È il momento del secondo turno e adesso potete comunicarmi in chat, ragazzi, il vostro parere, sia i lupi sia il o la veggente. Nel frattempo vi ricordo a chi non si è ancora a chi non l'ha ancora fatto che potete iscrivervi al canale. Per me è importantissimo, perché quando arriviamo ai 50 iscritti esplode il mondo e questo canale diventerà la vita. Quindi, se volete farmi un grande favore, iscrivetevi al canale e così saprete anche quando andiamo live. Per ora andiamo per il mercoledì e il sabato con il torneo, e il martedì, questo martedì alle 10 con questo martedì alle 10 con la live commento e radiocronaca dei
Game Awards, in cui c'è fra i candidati, e ti faremo con la squadra di Tech.eco, ti faremo fortissimo per Animal Crossing. Quindi venite in live martedì, mercoledì e sabato, 3 appuntamenti settimana prossima. Iscrivetevi al canale per essere sicuri. GG per Animal Crossing, Dipex, giusto? E villaggio, potete svegliarvi. Buongiornissimo, bentornati. Come siete belli, proprio belli. Ma purtroppo comunque ansia voi... è morta con la videocamera spenta. Però sì, davvero. È veramente tutta colpa del Volpolo, che non so cosa sia, penso sia il misto tra volgo e popolo. Però Elena, mi dispiace, ma sei morta. Volpolo è un personaggio di AC comunque. Ah di sì? Sì, è perché no, Ele. Allora, mi dispiace Elena, addio. Ragazzi, vabbè, a voi la discussione. Non lo so. Avete 3 minuti di tempo. A questo punto, visto che siamo arrivati a 5, il veggente c'è. Sì. Sei te? Sì. Ok. L'hai vista di Edoardo, perché io guarda, sto facendo anch'io perché gioca la Juve in questo momento. Nel senso che non ho beccato nemmeno. Non mi ci far pensare. Ho fatto prima la programmazione della live e poi quella della Juve. Ti ragiona sulle cose. Come buono? Sì. Ve l'ho detto che sono buono. Possiamo crederti. Che parte è il lupo, secondo me. E io un po' che non top. Sì, a meno che io abbia avuto culo e il veggente è morto, sì, potete credermi. Prima che avevi visto? Avevo visto Elena. Ed era? Non era lupo, perché è morta ora. Sono morta! Ci sta. Ci sta. Quindi sei te o Dibe? Sì. Una secondo me sono, quindi voto Lucre. Allora, se ci siete, io volete continuare a discutere? Vi do un altro minutino e mezzo, se volete. Allora, io voto, dico la mia, poi mi chiedo. No, se devi votare... O Dibe o Lucre, ma non lo so, magari tutti e due. Allora, facciamo così, votiamo. Dibex, vota. Scusami se ti chiamo così, Felpa Blu, perché Mike è il nuvolino, l'altro nuvolino è vita. Mike segna uno. France. Oh mio Dio. Voto Michele anch'io. Mike 2. Siete sbagliando, io non sono. Mike 2 e 2. Boh, il mio sto punto è Dibe clamoroso. Voti chi? Scusa, non ti ho sentito. Mike, non vado nemmeno avanti con le votazioni perché sei già eliminato. Ah, sei dato manco solo io. Mancate te e Lucre, in realtà. Vabbè, se Edoardo e Lucrezia votano un altro. Ma, vabbè, votate. No, vai. Vota, Mike. No, perché se Edoardo e Lucrezia io ho già votato, Dibe. Ah, Edo ha votato Mike. Sì, vabbè, io un voto. Ormai vota. Vota. Okay. Finiamo il giro. Voto France. France 1. Lucre, chi voti? Ma e devo votare? Sì, è inutile, ma vota. Ah, secondo me è Dibex. Ok. Quindi, vabbè, 3 voti. È morto Mike. Siete rimasti in 4. Possiamo chiudere le telecamere e passare al terzo round. Adesso mi recupero un po' di chat. Non esco, ma non parlo. Sì. Ok. Allora, stacca il microfono. Staccate il microfono. Mentre discutete, chat, facciamoci due chiacchiere, noi e voi. Fan bonus. Allora, ok. Potete chiamare ora il fan bonus se volete resuscitare qualcuno. Potete chiamare il fan bonus. Chat, sapete già chi resuscitare, ragazzi. Chat, se sapete chi resuscitare, Walter, silenzio. Se sapete già chi resuscitare, chat, adesso potete scegliere una persona da resuscitare. Dovete essere d'accordo, ragazzi. Resuscito Cecche.
Eli vuole resuscitare Walter. Per Vincalti ti aggiungi a Cecche. Ragazzi, sono pronti i nostri concorrenti a rientrare. Quindi abbiamo 3 voti per Cecche, 1 per Walter. Cecche 4, datemene un altro e vado per Cecche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Torniamo in gioco, fan bonus, Cecche torna in vita. Ma ci saluta Francia. È veggiante. Si è esposto. Vai, Lucrezia. Sparisce il fan bonus per i nerd. Perché Cecche è resuscitato. Cecche, Lucrezia, se vuoi te lo spiego. Te lo spiego. Perché non so che fosse Edoardo e Walter. Palesemente dalla parte dei lupi, perché non ha aspettato che uccidessero il veggente per resuscitarlo. Quindi. Allora, chat è rivendicata la parte. Io a questo punto penso che tutti quanti sospettate che io sia abbastanza safe in questo momento, ok? Quindi, sì, se non altro, sono morto al primo turno, abbastanza sicuro. Cioè, sì, sì. Sei stato sicuro dai lupi. Muoio io, ovviamente sapete che... A me la gente ha detto che sono salvo. Io sono salvo perché mi ti fidi di me, eh? Arrivato a sto punto. È che io ho paura... Che è stato soppresso veggente, invece. Perché io veggente non lo ero. Ma io, quindi... sono sicuro che fosse Francesco, se no non veniva ucciso subito. Francesco, vero? Sì. Sì. Se no non veniva ucciso, quindi sono tranquillo che sia lui. No, veggente è Francesco. E giustamente il secondo è stato fatto fuori. Io in questo momento, io tra tutti quanti voi, vedo due espressioni alterate. Soltanto due che sono un attimino sullo stress. E sono Lucrezia e Dibe. Specialmente Lucrezia, che appena ha detto questa cosa si è messa a sorridere. Ma non so se per caso la mia mimica del viso, cioè io rido sempre, a prescindere da qualsiasi cosa, poi siete simpatici. Anche non ti conosco ancora migliore. Abbastanza bene da poter dire che è vero ciò, quindi perché io potrei... Perché è vero, ride sempre. E allora, te se non mi sei collega. Io vi dico questa cosa, se uccidiamo lui... Io avrei ammazzato il conto, scusa, io avrei ammazzato Elena. Uccidiamo Lucre. Ah no, a parte no, sto per dire una minchiata. Allora, perché qualcuno si decide. È finito il tempo, bro. No, un altro minutino, mi sto divertendo. Vai, andate. È la decisione di Dibe o Lucre. Dai, palese. Palese. Tira una moneta. Tira una moneta. Se volete vincere, tira una moneta. No, allora, vi dico una cosa. A me non me ne frega niente, perché tanto anche sicuro che Walter era un lupo. Quindi se vincono lupi, cioè se votate me vincono lupi e quindi vince Walter. Ragazzi, ho tirato la moneta io. Ragazzi, ho tirato la moneta. Ditemi voi che testa e che croce, sennò potrei valare. Testa libera. È uguale. Croce. Aspetta, è il numero, quindi croce. Lucrezia. Vincono i vivi. Allora. Io voto Lucrezia. Basta, avete rotto le scatole. Allora, vai Cecche. Lucrezia. Lucre. Dive. Lucre. Ibex. Edo. Uccido Lucrezia. Lucre, puoi votare, ma sei morta. E io ho votato Dibex. Però, signore e signori, il villaggio vince la prima partita. Vi dovete fidare. Vedi? Vedi? Io ho fatto 3 punti. Aprite pure. E ammazzato il villaggio vince la prima partita perché i lupi erano Lucre e Miche. Ragazzi, vi giuro che l'ha fatto. Vi giuro che l'ha fatto il casuale. Madonna. Sì. Scusa Walter, ero convinto che eri. Comunque io ringrazio il pubblico per avermi resuscitato, gentilissimi. Allora, ma quindi Pietro, io e Dibe che siamo civili, 2 punti, no? Quindi due punti sia per i nerd, bella bro. 2 punti sia per i nerd che per i podcaster in arrivo. 1 punto per le altre 2 squadre. Quindi se vincevano lupi, nuvolini e come c'è per forza. Sì.
Sì, allora, un secondo che aggiorno i punteggi. Vuoi il mio gatto? Perché volete il gatto, ragazzi? Spiegatelo. È a dormire il gatto. No, io non credo. Allora, cioè, io lo voglio prendere quella palla di lardo, me la porto a far vedere, non lo so se vi interessa. Facciamo content col gatto. Cioè, ragazzi, content col gatto si esplode Twitch se portiamo il gatto. Fermo. Allora, il gatto no, però per, non è il momento, il gatto più in là. Basta parlare di capezze. Basta, ragazzi. Io capisco tutto, ma va bene. Allora, quindi, situazione del primo giro. I nerd e i podcaster hanno portato tutta la squadra a casa, quindi due punti. Un punto per Nuvolini e Commercialiste. Però i nerd si sono già, o meglio, la chat ha deciso di giocare il fan bonus per i nerd già al primo round. Quindi per un po' i nerd non potranno essere resuscitati. Ma è arrivato il momento di mandare fuori dal gruppo lupi i lupi. Il momento lungo è questo momento qua. Allora, comunque io mi autoproclamo il peggior veggente della storia, non ne ho beccato uno. No, ha beccato tutti, non lui. Però ci aiuta, ci aiuta. Accade. E vado a randomizzare la nuova lista. Ma hai salvato a me. Sì, esatto. Ero piuttosto convinto, giuro, all'inizio, non so perché. Ma penso tutti, non so. Dava l'impressione. Che hai salvato lui e hai rovinato noi, perché posso sarà chiedere noi, perché sono stata la prima scelta per la prima eliminazione. Allora, no, uno a caso, no. Non abbiamo niente contro di te. Michele non si ricordava nemmeno come ti chiamavi, tipo. Neanche ancora. Il gatto merita un format a parte, grazie ragazzi. Ok, allora i lupi sono stati dichiarati. Dimmi. Mi ascolti, ti voglio chiedere. Ti voglio dire una cosa. Secondo me il resuscitare si può fare solo al primo turno, però, perché se no, se lo fai a un turno alla fine, farci troppo la cosa. No, dopo la prima notte. Vuoi dire? Tanto non sai niente. Polemico, ma la chat non lo sa. Facciamo così per ora, dai. Secondo me non ha falsato molto, perché contando i voti sarebbero finiti comunque tutti a Lucre tranne il voto di Lucre. Quindi non è cambiato niente, per dire, questo giro, il resuscitare o almeno. Comunque vi ho comunicato i ruoli. Ragazzi, chiudete le telecamere, comincia il secondo giro. Non sento niente. Vabbè, comunque finito, va bene, vai. Vai, girati. No, telecamera e microfono. Lucre. Ok. Allora, mentre la notte avviene, chat, vedo che siete aumentati un pochino dall'ultima volta. Quindi faccio i soliti avvisi. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Che a 50, ragazzi, bordello, ma proprio bordello. Se avete domande su come funziona questa serata, quindi su come potete intervenire, come potete cambiare il corso degli eventi, come si stava lamentando Miche un secondo fa, intervenite pure, sono qua per rispondervi, soprattutto in questi momenti in cui i ragazzi scelgono cosa fare la notte. E ok, perfetto. Allora, i ragazzi sono pronti. Se non ci sono domande, si svegliano. Posso dire una cosa? Sì. Secondo me, per accontentare Miche ma far risuscitare a qualsiasi turno, forse basterebbe una regola che può risuscitare solo chi è stato eliminato da una votazione. Così mi piace, non perde a lungo. Questa è una cosa. Questa cosa mi piace. Ok, quindi nuova regola. Può essere eliminato soltanto chi viene fatto fuori durante una votazione. Perché se no, chiaramente. No, è giusto, perché quell'altro sappiamo che non è un lupo. Quindi potete risuscitare solo chi non è morto da. Chi non è morto da. Okay. Lucre e Miche, ci siete?
rischia di fare un po' la solita fine, secondo me, eh? Però, sì, la fine è un po' quella, però ragazzi, secondo me ci siamo, cioè, ci sta. Michele, dove siete? Continuiamo a ricordare che Tekkaku uscirà domani. Spotify, sì, allora, TV, su allora su Spotify ci siamo già. Anzi, più tardi vi mando il link. Su Spotify ci siamo già e siamo online. Domani esce articolo che ha scritto Walter, tantissima roba. Andatelo a leggere perché è veramente fenomenale. E abbiamo aggiunto io e Dibex i nostri commenti. Poi uscirà l'IGTV, come al solito. Se allora, ci volete vedere in faccia. Se ci volete vedere in faccia, come se non bastassimo tutte, come se non bastassimo il mercoledì e il sabato qua. Ok, sono tornati anche Miche e Lucre. Vado a riconsultare quello che è successo, perché è arrivato il momento di dirvi che il primo morto di questa edizione, di questo secondo round, è Dibex. Mi temete, oh no. Mi temete. Perfetto. Bene, quindi divertitevi. Bene. Dibex ci ha lasciato e non ritorna più. Quindi non era sicuramente lui, almeno credo non fosse lui, o si è suicidato, non lo so, si è buttato a un palazzo molto alto. Secondo me ci vogliono dividere. Noi podcaster ci vogliono dividere, quindi qualcuno che ci teme. Visto che siete primi in classifica, infatti. Sì, visto che ormai siamo quelli con l'asterisco. Quindi viene automatico da puntare il dito su o noi. Oh, ah, occhio. Però potrebbe essere, visto che prima... Potrebbe essere su check per prima. Hai detto, boh. Guarda come fa il vago Edo col suo compagno infatti, di squadra. Io sarò onesto. Prima che lo dicesse questo, volevo già puntare il dito contro. Sarò proprio onestissimo e palese. Per cui dicevo, boh, ci sta che sia lui. Però a questo punto glielo indico ancora di più. No, secondo me. Poi ripeto, è vestito di rosso, quindi ancora più sus. Vedo molto zitti, France. Anche Luca. Bravo. Vabbè, ma state parlando solo voi? Male. Parliamo solo noi perché gli altri non parlano. Ma io, cioè, non so che dire, nel senso. Infatti, al primo turno io insomma. Se no possiamo sempre uccidere il narratore, ragazzi. Non sbaglio delle regole. No, scusate un secondo. Metti un culo. Qui che sistemavo le cose dello streaming. Ma tornate a fare la discussione, se no ve la chiudo subito. Oh, ci prova. Non dici nulla. Non so, al primo turno è possibile dire qualcosa, perché o sei veggente o sei allora, lupi oppure quell'altro. Io in questo momento, allora cosa vi devo dire? Votate. L'unica persona che mi sento di sentire è Walter, te chi punti dietro? Secondo me qualche lupo vecchio è rimasto tra i lupi nuovi, dico solo questo. Anche secondo me, sai? Ste. Si può votare. Secondo me invece proprio... Secondo me no. Va bene, basta. Io voto Franci. No, si vanno a votare. 5, 4, 3, 2, 1. Lucre, vota. Franci. Ok, Franci segna 1. Miche. Franci non sa mentire. Quello lo sanno tutti, appunto. E soffici. Dico... Franci anch'io. Franci, ma perché due. Non sono mai stato nominato durante Edo. Tutto il... Franci non ha parlato durante tutta questa cosa qua. Questo accanimento è sospettoso. Quindi direi... Non ha parlato né Elena né Franci, quindi dico Franci. No. Franci segna 3. Francia, puta. Dai, ti stanno rimanendo poche possibilità. Voto check.
Vabbè. Chi è? Ele. Allora, secondo me è Michele, perché Michele quando non è il lupo tende a parlare molto e a fare le strategie per far vincere i villici. L'ho detto un motivo perché non ho parlato, perché il primo turno o sei lupo o sei veggente, ma veggente ovviamente non può parlare. Ma io ti voto, Michele, mi dispiace, poi magari no, mi sbaglio. Mica segna. Vai, ci sta, ci sta. Sì, hai appena condannato Francia a morte. C'è che vota? Anche io voto Michele. Michele, Michele vota, Michele segna 2. Walter. Anch'io voto Michele. Attenzione. Quindi, allora, Michele, 3 voti. Siete 3 voti France, 3 voti Michele e un voto Cecche. C'è un ex aequo. Però l'ultimo voto, quello che è andato a Cecche, l'ha dato France. Quindi, esatto. France, sei te che cambi voto. Io cambio voto e voto Michele. Aspetta, France. Lo può fare, lo può fare. Guerra, non mi votare, fidati, guerra non mi votare. Fratricida. Piuttosto votati te, ma non mi votare. Vabbè, questa dichiarazione... Ciao, Rosario. È una dichiarazione... Scusa, Mitte, non ha senso. Perché tu ritieni di essere il veggente, al turno dopo muori. Quindi non ha senso tenerti in vita comunque. Ma non sono il veggente. Vabbè, non sono il veggente, però vabbè. Niente. Michele, mi dispiace. Io non mi autovoto, io voto Michele. Va. Michele, mi dispiace. Mossa disperata, Ivan. Sono d'accordo. Mossa disperata di Michele che chiede la supplica al suo compagno di squadra, che però è spietato anche in questo gioco. E quindi Michele è KO ed è il secondo morto di questa partita. Buonanotte, villaggio. Buonanotte. Night. Allora, bene, mentre i ragazzi fanno le loro cose, io torno a chiacchierare. Miche, purtroppo non vale al fantamorto, così non venite a farmi gli attentati. Anche perché non potete uccidermi, perché sennò non conta. Ciao Dibe, come va? Ti senti solo, ci credo. Chat, allora, come stanno andando? Vi è piaciuta questa partita? Vi piace questo modo di portare Lupus così? Perché potremmo riproporlo anche fuori dal torneo, fare una cosa del genere ogni tanto. Anche in più persone. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questi tipi di format, come è stato Trivial lasciando stare quei baroni dei podcaster. Però vi sta piacendo questo format, questo tipo di cose? Sono molto curioso. Intanto fammi controllare se gli amici ci hanno dato il loro verdettos. Ok, è una notte, non so se sono io offline, ci sta not bad, mi piace. Cos'è? È un Sidonia? La faccina di Ibex. Yes, vai, grazie. Vai con... Allora, oh, ok, mi sono arrivati ora i messaggi. Ok. No. Allora, sto aspettando l'ultima risposta. Ok, allora. Ci siamo. Aprite i microfoni. Tanto ringrazio in chat chi canta Fritto Misto. Stefano, sei tutti mi sono perso. Ste che canta Fritto. E vedo uno spam di Pokémon. Chat, grazie. Riempite di emoti con questa chat, perché la facciamo esplodere. Allora, sì, devo anche in tutto questo devo ricordarmi che cosa è successo, che me lo sono scordato. Che è morto di Lupus come Dr. House. Ok, Walter, mi dispiace, sei morto. Bastardi, quindi, mi temete. Andiamo avanti. Ci temono tantissimo. Andiamo avanti. Bastardi. Senza podcaster che non potranno nemmeno essere resuscitati, perché
non sono, perché sono stati entrambi uccisi dai lupi, quindi accanimento terapeutico nei confronti dei podcaster. Beh, discutete, prendetevi qualche minuto e discutete. Beh, a questo punto c'è tutti quelli che non sono in cam, no, tranne Michele. Michele no, ok. Allora, ma il veggente è vivo? Mi sa che è morto il veggente, perché ho il sospetto che sia morto. Ok. Quindi ci si fa poco a riguardo. Però io dico questo, a questo punto il nostro buon vecchio Walter, che è morto immolandosi per la verità, forse tutta fuori non l'aveva buttata. Tutta fuori non l'aveva buttata. Riguardo a cosa? Perché ha detto? Che c'è qualcuno che ci sta cercando di sabotare fortissimo dall'esterno, a noi che abbiamo punti più alti, quindi probabilmente me e Fazza. Anche se Fazza, più che lo guardo con quella magliettina rossa, più che mi fa di sospetto. Però... mi cambio la maglia. Oh, appena chiudo. Una cosa su Edoardo, che ho trovato strano, che non lo so, al primo turno così ha dato il terzo voto a France, cioè sembrava quasi che volesse avere un'eliminazione sicura, però non lo so, magari... A me invece il sospetto me lo dà a France, perché è l'unico che ha buttato differentemente dalla massa, mettiamola così, l'unico che non è stato una pecora in tutto questo, ok? Ho capito, lui... vorrei dirti che era anche il primo che votava dopo. E avete votato me. Esatto, ah, sì. È vero. Quindi ma aveva 6 voti e doveva votare qualcun altro. Ho votato qualcuno, sapeva, sinceramente. Avrebbe avuto la maggioranza poi. E sono andato molto a sensazione, perché essendo il primo turno... E il primo turno è un casino. Fatto sta che... Ah, secondo me Francia ma istinto proprio, cioè ha senso, ma lo sento e basta. Io onestamente ora però, su Fazza sto memando, però quelli che mi piacciono di più in questo momento sono proprio Francia e Lucrezia. Anche a me piacciono tanto Lucrezia, però sarebbe meglio se funziona loro. Perché spara sentenze. C'è che Walter prima ha detto che uno dei lupi è uno dei precedenti. Sì. No, non ha detto che uno dei lupi è detto. Sì, la sì, aia, guarda lì, allora, tre difensive. Aia. Allora, esatto, ha detto a sensazione, no, però non so se magari era per difendersi e non dire esplicitamente che era il veggente, o se era veramente una sensazione. Potrebbe essere il veggente, potrebbe essere il veggente. Allora, io direi che è arrivato il momento dei voti. Ripartiamo da Lucre. Vota. Inverti il giro, poi. No? Va invertito dalla precedente manche. Quindi France 1, KO, Edo. Io voto Luca. Lucre 1. France. Voto Lucre. Lucre 2. Ele. I voti sono 1 France, 2 Lucre. Vabbè, io secondo me è Edo, io voto Edo. Edo 1. Cecche. Io voto Lucre. Lucre 3, Lucre 6. Knockout. Buonanotte, villaggio. Quindi potete resuscitare adesso, chat, soltanto o Miche o Lucre. Ditemi se volete usare il fan bonus. Giampi, non abbiamo il personaggio della bambina che spizza di notte. Mi dispiace, ma abbiamo soltanto, siamo pochi, siamo 8 soli, abbiamo soltanto il lupo, 2 lupi e la 2 lupi e il veggente. Allora, quindi Ivan spara il fan bonus. Attenzione, fan bonus per Miche, chiamato. Chat, siete d'accordo? Volete resuscitare Miche? Scrivetelo ora. Un minuto per decidere. Siete d'accordo? Mi sembra, Ivan, che tu sia da solo. Vi state consultando anche voi in privato, chat?
Non me lo volete far sapere? Siete d'accordo? Se no... Personalità molto per overdrive. Ok, va bene. La chat dei ragazzi sono pronti? Siete pronti? Siete pronti? No, praticamente Jumpy non lo teniamo perché... perché così facendo anche voi vedreste. Invece il bello è che voi non sappiate, dovete arrivarci da voi chi sono i ruoli. Se una persona apre notte, sapete che è la, sapete che è la bambina, quindi non lo può fare, ok? Quindi abbiamo deciso di non introdurre personaggi del genere. Poi siamo pochi e quindi è difficile introdurre personaggi complicati. Questo è il motivo per cui non abbiamo la bambina. Ma ci svegliamo. Ci svegliamo, quindi il fan bonus ha parlato e dice che Miche torna in vita. Ragazzi, tornate. Miche, apri la tele. Lucre, devi aprire per Miche perché Miche è in gioco. Ecco, esatto. Sono io. Vai, io. Perfetto. Allora, siete in gioco voi, ma non uno di voi, che è Cecche. Hanno giocato mai in te, amici. Oddio. E in questa situazione passiamo ai voti. Cioè, passate la discussione ai voti. Miche, siete Elena, Francia, Lucre, spostati così. Levati. Lucre, Francia, Edo e Miche. No, Ele, Francia. No, aspetta, Ele, Francia, Edo e Miche, sì. Ok. Miche. Io no. Okay. Miche, non eri te il veggente, vero? Eh? Non eri te il veggente. No, però sapevo che il veggente aveva chiesto di me. Per quello che lo dicevo, che io sicuro ero buono. Fa saperlo. Facevi, Eh? Come che veggente so che ho chiesto di me. Ma come fa a saperlo che ha chiesto di te? Me l'ha detto. Non lo so, te sei un lupo. Non sono un lupo. Ho detto che veggente so che ma ha chiesto di me. Ma come fai a saperlo? Io sono buono. Mi sa che abbiamo sbagliato. Non lo so, me l'ha detto. Il veggente era Walter e il lupo che era rimasto dalla scorsa partita mi sa che era Miche. Non sono io. Non mi votate. Allora, io non ho... Io questo discorso... Potete dirmi chi c'è in gioco? In gioco siete. Aspetta un attimo. In gioco ci sono. Aspetta un attimo prima di... Ci sei? Dimmi chi c'è. Ele, France, Edo e te. Miche. Quindi per forza non ci sono due lupi, se no sarebbe finita la partita. Non lo so, senti. Rick. Non lo so, Rick. La partita non è ancora finita. Scusa, ti dico questo. Dipende da... Okay. Te giochi. Se anche fossero per due... Per forza c'è rimasto un lupo. Se... Te giochi. No, è finita, perché se vincono i lupi, 2-2. Stai dicendo che no, a me mi serve per giocare. No, aspetta, scusami, se fossero ragazzi, due... io non sono il lupo. Aspetta, Miche, se fossero due lupi. Due lupi e ora uccidiamo un lupo, al turno dopo il lupo uccide rimangono un lupo, 1-1. E rimangono 1-1, chi vince? 1-1 vince il lupo. 1-1 vince il lupo. Sì. Ok. 2-2 no. 2-2 non vincono i lupi. Vabbè, allora comunque non c'è un'altra notte. Io dico che in realtà sono il veggente e non era Luke. È per quello che lo sapevo. Però pensavo ci fosse un'altra notte e non lo volevo dire. Dicevo che ero bravo e basta. Ok, te sei il veggente. Okay. E che hai chiesto di Luke che non era? Ho chiesto di Luke e al turno dopo sono morto. No, Luke non era. Okay. Allora Edo. No, a me non mi torna sto discorso di lui che prima ha detto che ha chiesto la veggente, adesso è la veggente. Ho detto questa cosa, ti spiego il perché pensavo ci fosse un'altra notte. Pensavo, ragazzi, ci fosse un'altra notte dicendo che ero veggente, dopo sarei morto sicuramente. Ragazzi, visto che non c'è altra notte. Sì.
ti dico che sì. Che passiamo ai voti. Vai, Miche. Ma io non lo so a chi votare. Cioè, per me possono essere tutti, quindi... Onestamente. Aspetta, però dal ragionamento... Allora, se un lupo è morto, si può sapere più altro chi è morto nelle votazioni, non nelle notti. Nelle votazioni abbiamo morti... Lucre. Lucre siete morti nelle votazioni. C'è che Walter allora, e Dimex sono stati uccisi. Come l'ha fatto a morire Lucre? Scusa. No, allora no, c'è qualcosa che non mi torna. Perché io non sono il lupo, Lucre non è il lupo, vuol dire che c'è due lupi dentro e hanno vinto. Ti ho detto che devi votare. Io non sto capendo, voto a caso, però non lo sto capendo. Ci sono due lupi. Ah, scusate, come ragionamento. Vuoi dire perfettamente. No, parlo con Francia. Parlo con Francia o con è loro. È finito il tempo della discussione. Sì. Devi votare. Va bene, voto. Secondo me è Francia. Edo. Io voto. Con questa cosa, se dice che la veggente lui voto Elena. Francia. Io voto Ele. Io dopo questo voto sono abbastanza sicura di votare Francia. Prossimo 2-2 e adesso adesso in questa situazione qui era l'ultimo momento in cui il villaggio si poteva salvare, ovvero una situazione in cui non c'era parità di voti, era l'unica situazione, i lupi si sono comportati bene, vincono i lupi che sono Francesco e Edo. Grande Francia, lo dico dall'inizio. Il rosso sospetto, l'ho detto dall'inizio anch'io. Adesso cambia la maglia. C'è che si dice che era il lupo. Quindi punto per i nuvolini. Quindi punto per i nuvolini. Michele ha giocato malissimo, non male. Sì. E punto anche a me. E no, punto ai nerd. Michele mi ha convinto in realtà, lo sai? All'ultimo mi ha convinto, io ti avrei creduto. A me ragazzi, ma avevamo lì Luffy allora, è allora, stato bravo Edo allora, poi a allora per chiarificare per chiarificare io chiamo la vittoria dei lupi soltanto dopo la votazione in 4 se sono 2-2, ok? Perché a quel punto se i lupi si comportano male io do l'ultima possibilità al villaggio, capito Miche? Perché avevano già vinto i lupi. Rispondi alla domanda che ti avevo fatto in chat. No, quella che ti avevo fatto prima, se si può fare o meno. Secondo me... Perché io lo faccio, però... ho capito, in genere quando gioco. Nel senso, facciamo che non si può fare, ok? Ok, andiamo. Senza vedere fino a fine. Allora, direi che possiamo passare alla terza partita. I nerd volano in vantaggio a 3 punti, podcaster a 2 pari ai nuvolini, le commercialiste sono rimaste indietro di un giro. Vado a sorteggiare i numeri per aspetta Pietro, fermati. Sì, tanto sorteggio. Sì, vai. Io ho notato all'inizio, però sono morto quindi non ho detto niente, che Edo ha guardato il telefono a un certo punto prima di spegnere la videocamera. Ragazzi, fate quindi attenzione. Se spegniamo un attimo prima, poi non so se Edo. Allora, fate una cosa, non guardate il telefono fino all'inizio della notte. Esatto. No, ma non perché ti avrei votato poi. Dai, noi si spenge già tutto. Vabbè, allora spengete tutto, io nel frattempo comincio a fare le operazioni. Vai. Allora, questo è il momento in cui vado, così lo scoprite anche voi, vado a cambiare, noi abbiamo un gruppo, il gruppo lupi, in cui vado a levare le persone dai gruppi e le vado poi a inserire nel gruppo lupi. Così facendo, io ho una comunicazione diretta con i lupi e poi in privato con chi fa la... con chi fa il veggente, e così facendo possiamo scambiarci le cose in modo tutto segretissimo e i lupi possono parlare tra di loro.
Allora, ok, adesso devo comunicare al veggente il suo ruolo. E può iniziare ufficialmente a questo punto la notte. Allora, cosa succede? Cosa succede? Ostilità. No, un attimo, ti aveva pure. Sì, ti aveva pure. Ivan ti aveva pure bloccato il messaggio perché aveva Bimbo, lo dava come ostilità perché c'è una lingua in cui Bimbo è una parolaccia. L'ho scoperto da poco. Io sto aspettando chi. Ok, abbiamo già i risultati in realtà, quindi potete accendere le telecamere e passare al giorno. Comunque, Giampi, purtroppo non abbiamo questi ruoli perché in 8 è complicato aggiungere tanti ruoli. E quindi così rende tutto più equilibrato. Inserire tanti ruoli è molto fa molta confusione. Figliolo lo permette, ma dovrebbe averti sbloccato il messaggio perché tanto... Sono innocente adesso. Allora. Io vorrei farci sentire una cosa, che è un comportamento molto scorretto da verificare. Quale comportamento molto scorretto? No, fatemelo sapere subito che se c'è da squalificare i podcaster sono pronto. Purtroppo una cosa suicida verso la squadra. Cosa è successo? Qualcuno nel turno precedente mi ha scritto in privata, l'ho visto soltanto ora, io sono il veggente. Io aia. Io non ho parole. Allora facciamo finta che non sia successo niente. Lodevole, lodevole. Facciamo finta che non sia successo niente. Comunque sappiamo che non è ma chi è questo? C'è questo. Allora. Ma no, ma chi è che te l'ha scritto? Lo dicevo prima a amiche. Allora, il mio compagno di squadra, guarda. Facciamo così. Le comunicazioni io tanto non lo vengo a sapere. Allora, facciamo così. Le comunicazioni via chat tra di voi non sarebbero consentite. Però, visto che le fate uguali, fate cosa vi pare, va bene? No, allora, noi lo stiamo facendo. No, okay, allora non si possono fare. Fate cosa vi pare. L'importante non comunicatevi i ruoli. Cioè, giochiamo puliti. Ragazzi, per favore, dai, cioè, tra l'altro, io sono saltato Mi tocca uccidere il Cheke. Ti rendi conto? Sono salvato perché sei salvato. Silenzio, voi due. Mi tocca uccidere il Cheke. Potrei anche dire. Come si fa? No, tanto altro non c'è. Per sapere chi tra me va per il mondo. Allora, Cheke, te, silenzio, basta. Ma mutate, Pietro, mutali. No. Ti ha detto che era veggente. Ma non mi riesci nemmeno a mutarli. Vabbè, ragazzi. Ok, Cheke è morto in tutto questo. Va bene. Com'è morto davvero? È morto davvero? Sì, è morto. Il primo turno. Ah, ok. Cheke, ma come mai aspetta la telecamera prima? No, gliel'ho detto. Poveraggio, ero lì che spraitavo. Ma lui, poverino, l'unica cosa che doveva capire l'ha capita. Allora, niente, discutete. Cosa devo fare? Io non lo so. Mi sembra di fare l'amministratore di condominio. Ai prossimi lupi, non riuccidete Cheke al primo turno. Perché sennò poi lui non gioca mai. Sto figliolo. Vero. Tutto questo per me. No. Allora, per la prima volta siamo io e Dibe assieme. Sono emozionato, sinceramente. No, non siamo morti al primo turno. Tanto il narratore magna. Che fa il narratore? È giustamente la mamma prima di apportare i piccini. Cos'è? Divertitevi. Ma Ele? Sono qua, Lu. Ah, ok, sei bloccata. Sono bloccata? Secondo me le statistiche che... Vabbè, ma tanto non si sente. Questo. Ma non esigue. Ma Edo... Io sono innocente, le. Guardatevi anche. No, secondo me questa volta... È cambiato. È un podcaster, un lupo. Non so. Vai. Borda. È ufficiale l'accanimento terapeutico.
è tre partite, siamo lupi, e poi siamo mai. Ragazzi, voi poi un attimo turno non ha senso la discussione. No, infatti. Va bene, e allora votiamo. Questo è vero. Si può votare anche dopo 2 secondi, tanto nessuno fa niente, a parte Lupi e Veggente, ma Veggente non lo dice, giustamente. Allora, votiamo, facciamo da Elena. Voto Walter. Walter segna 1. Divex. Da una parte vorrei votare Walter perché pure che i prossimi voti siano su di me. Però voglio essere il mio compagno fino all'ultimo. Quindi provo a difenderti. Tanto Lupi insieme non possiamo essere, non possono accusarci di questo, e voto Elena. Quindi Elena 1. Walter. Tutto sto accanimento, alla fine anch'io voto Elena. Ma io posso dire qualcosa? Vabbè, lo dico tra un po' se mi votano ancora. France. Ah, tocca a me, ok, scusa. So veramente caso. Io dico Dibe. Non so, così. Dibex segna 1. Edo. Dico anch'io Dibex. Dibex segna 2. Lucre. Raga, ma serio? Dai. Aspetti, come si vedeva tutti. Io dico anch'io Dibex. Dibex segna 3. Non sono io. Mica. Sono 3 per Dibex, 3 per Dibex, 2 per Elena, 1 per Walter. Dammi fiducia, visto che non si può dire al primo turno. 3 per Dibex. Allora, mi voglio fidare di quello che ha detto. Non lo voglio, lo so, quindi il mio voto è abbastanza inutile, perché quindi voto uguale, tanto sia che voto uno che voto l'altro. Walter, vai. Ok, quindi Dibex. L'accanimento ha funzionato. E non sei nemmeno. Sì, sei tra i papabili. Perché a questo giro è stato usato il fan bonus per resuscitare i nuvolini. Non gliel'avevo levato. Ok, ecco qua. Ah, posso essere. Vale, vado alla scritta, non il fan bonus. Puoi essere resuscitato. Tornerò e scoverò i lupi. Ricordatevi di me. Ok. Allora, quindi mi dispiace, Dibex. Villaggio, potete tornare a letto. Allora, domanda interessantissima di Ivan. È chiaro che giocare ad Among Us sarebbe stato molto più facile. Però vogliamo, cioè, l'idea di queste live, come avevo già accennato durante la prima live, è quella di farvi vedere che ci sono alcune soluzioni, come basta un telefono e si può giocare a Trivial. Levo il piatto perché fa schifo. Basta un telefono e si può giocare a Trivial anche così in diretta. Con poco possiamo giocare a Lupus invece che giocare a Among Us, e addirittura se siamo tanti possiamo veramente fare tanti ruoli e provare anche cose diverse, sfruttando anche le potenzialità dello streaming. Quindi tipi di contenuti diversi. Però Giampi, i ruoli complessi, alcuni sono ci vuole tanto studio per capire come farli così in live, e questo è il problema principale. E poi in 8 è veramente difficile, perché 8 è il numero minimo per giocare a Lupus. Quindi abbiamo preferito scegliere i ruoli classici. Allora, tra l'altro fantastico, è appena finita la canzone, perfetta coi tempi. Ok, allora vediamo un po'. Abbiamo i risultati di quello che è successo questa notte, e quindi direi di far tornare in vita i nostri amici. Ciao ragazzuoli, come va? Lucre e Miche, potete tornare. We are back. Però la vostra presenza verrà ridotta al solo 50% di voi, perché Mike è stato ucciso questa notte.
Allora, io vorrei iniziare dicendo che Walter è un lupo. Oserei dire così, così debotto, così debotto, senza senso. Ormai c'è F4, Walter, lupo. La confidenza di questa affermazione fai al 100%. Citazione bellissima, devo dire. Scusatemi, ma morti parlano questi casi. Interruzione. Se non avete colto la citazione, andatevi a recuperare Boris prima di subito. E anche... Perché non l'hai detto prima? E anche la copertura che ha fatto Walter su Radio Eco di Boris. Soprattutto. Ah, giusto. È vero, Ele, non potevi chiedere prima, non potevi dire prima. Io avevo chiesto di Shake che è stato ucciso, quindi proprio inutile. Ah, ok. Sì, Che devi dire? Io no, a me Elena ci aveva subito condannato nei podcaster e ora così, non lo so. Ah, dici che sta facendo finta? Due condanne definitive subito. Vabbè, allora facciamo però... così. Io ti voto lo stesso. Poi vediamo. Lui è un lupo. Bella, Luca. Allora, fermi tutti. Partiamo da... Chi era partito prima? Da Elena? Sì, era partita. Ah, partiamo... Per coerenza partiamo da Elena e cambiamo giro. Così. Elena. Walter segna 1, France. Ah, io mi voglio fidare, dai. Anche se è brava a mentire, mi voglio fidare, Walter. Walter segna 2, Lucre. Walter segna 3, Edo. Walter segna 4, Walter. Io vi saluto. Io Elena. Poi voti Elena, va bene. 5. Tanto Walter dopo muoio. Puoi tornare su Jumpy ti invita su Warzone, ti aspetta. Raggiungilo ai 5 minuti che si finisca la partita. Poi puoi tornare. Potete usare, fermi tutti, per Dibe e Walter per Dibe Miche e Walter potete usare. No, mica no. Per Dibe e Walter potete usare il fan bonus adesso. Occhio, eh. No, non Walter, si riammazza subito, per favore. È un lupo. Buonanotte. Buonanotte. Non è un lupo, perché Walter è un lupo, quindi buonanotte. Dibe non lo era. Villaggio, vi butto fuori. Guardiano, salvate. No, oh, perché vedete, scusa? È notte. Dibe poteva essere ugualmente. Ah, è notte, ok, scusa. È notte. È notte. Discussioni prima di votare. Potete usare il fan bonus su uno dei due podcaster. Divex non può usare il fan bonus. Mi dispiace, ma la prossima volta cerca di non farti uccidere alla prima discussione possibile. Allora, promemorietto veloce, solito e indolore. Cerchiamo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che se raggiungiamo i 50 casca il mondo. E no, alla fine sono finite le cose. I soliti appuntamenti: martedì facciamo la radiocronaca dei Game Awards, mercoledì Monopoli e sabato il gran finale di questo torneo con Risico, SPQ Risico. Quindi segnatevi gli appuntamenti. Io ora guardo cosa combinano gli altri, ma non prima facciamo non prima di fare una storiella veloce. Allora, ragazzi, chat, Ivan, Jumpy, Stepnod, ragazzi, volete usare il fan bonus? Diventa una richiesta ufficiale. Ragazzi, è una richiesta ufficiale. Volete usare il fan bonus? Jumpy dice sì. No. Un terzo parere che non sia né di Edo. Io non penso. Ok, allora è arrivato il momento che a questo turno non verrà usato il fan bonus. Aspettate che devo vedere cosa è successo.
Allora, svegliatevi. Io rimango di fronte. Svegliatevi. Non so. Allora, Elena. Ciao. Ma dai, Patria era un lupo comunque. L'hai detto 30 volte. No, l'abbiamo ancora capito. No, le faccio è Franci. Ok, quindi siete voi tre rimasti, France, Edo e Lucre. Potrebbe essere l'ultima, cioè è l'ultima notte. È l'ultima notte. È l'ultimo giorno. Esatto. È l'ultimo giorno. Aspetta, anche se resuscitano. Hanno deciso di non resuscitare. Di non resuscitare. Ah, ok, era questo il turno buono. Ok. Ma potrebbero resuscitare anche me. Perché sono morta solo adesso? Allora, no. Elena. Ciao Pietro. Elena. Non ci sarà una. Ecco. È stato effettuato. Sono andata via, Pietro. Voi discutete, io vi leggo la chat, mi faccio tutte le mie cosine. Anzi, faccio una storiella già che ci siamo. Mazza, perché non sei il lupo? Come, scusa? Perché Edoardo... Edoardo ti chiami, giusto? Sì. Perché non sei il lupo? Perché sono vestita di bianco adesso. Se la metti sull'outfit ti crede. No, veramente io adoro il rosso, quindi... Esatto, se la mettiamo sull'outfit è lupo. A me lo sei rosso. No, mi cambio quando sono lupo. E te non vola perché non sei il lupo? Io non sono il lupo perché suppongo tu sia te, perché Michele è uno degli uccisi dai lupi. Ah. È Franci il lupo. No. Dici, mi confondete. Dico, l'ho detto anche alla prima partita io, che non era, nella prima partita ho detto non è Lucre perché Michele non è morto. Dai, quindi non conosco possiamo... Edo. Mi fai male. Io volete passare alle votazioni? Francia. Passiamo alle votazioni. Parte Edo. Vai Edo, vai, vota. Io sono veramente in dubbio. Allora faccio votare prima Lucre. Allora, io dico Francia. Non sono sicura come prima... Perché prima ero proprio sicura e poi mi avete fatto fuori me, però penso sia Franci. Franci. Io l'ho detto, Lucre. Ah, scusate. Edo, allora... te hai in mano il destino della partita. Anche se non tengo il punto. Franci l'ha fatto prima con me, il lupo. Lo rifà di nuovo, può darsi. Direi Lucre. Quindi voti Lucre? Sì. Signori e signori, vincono i lupi. E andiamo, no, le categorie. Dai, che cazzo. Ragazzi, io quel ragazzo lo conosco. Io lo so. Dai. Dai. I lupi erano Walter e France. E quindi vado subito ad aggiornare la classifica. I podcaster si portano a casa un punto guadagnato da Franci, in realtà, perché Walter è stato bombardato da turno 1. E i Nuvolini raggiungono la testa della classifica al pari di Nerd e podcaster con 3 punti. Commercialiste? Non ci siamo. Secondo me il vero accanimento qua è contro Lucrezia, cioè io non è che la voglio difendere, ma sembra sempre il lupo. Io a quel punto mi farei una domanda, io fossi in voi. Io mi difendo. Vabbè, la faccia stronza, ci sta. Allora. Ma vabbè, ma... Posso chiedere di non essere giusto, di ricevere un messaggio da Pietro? Posto, così, fermo, comunque ringrazio la chat per non risultarci mai. No, allora... sia lupo, sia che non è lupo. Allora, devo dire che ho chiesto alla chat se volevano usare il fan bonus,
la chat... che vada tranquillamente a fanculo la chat. No, allora Giampi voleva usare il fan bonus. Grazie, però, facciamo, è il momento di fare nomi e cognomi, intanto è tutto scritto, scriptamanent. Stepnod e Ivan hanno deciso di non usare il fan bonus, quindi mi dispiace. puoi prendertela con loro. Nel frattempo io vado a fare amministrazione di condominio, quindi voi potete chiudere già le telecamere e cominciare con la notte. Ele, hai la cam accesa? Sì. Allora, rimuovi i lupi. Bene, signori, la chat, diciamo, i ragazzi sono pronti, stanno iniziando la loro notte. Punti bonus e nerd, così, Edo, a caso. Concentratevi su rispondere alle domande, diciamo, a fare il vostro lavoro. Nel frattempo io e la chat ci facciamo due chiacchierelle come al solito. Se siete arrivati da poco, followate il canale. Gli appuntamenti ormai li ho riconti 2000 volte. Fate qualche domanda e ripeto, vi state divertendo stasera? Perché è la cosa più importante. Io mi sto divertendo come un matto, ma voglio sapere anche voi, vi state divertendo? Come vi trovate con questo tipo di format molto particolari? Avete visto anche cose del genere a giro su Twitch? Sono curioso. Ci sta, Giampi, sono d'accordo, ci sta. No, che schifo, bu, questa me la paghi. Ti avrei girato gli appunti di sistemi operativi, ma... Bene. Fatemi controllare se ci siamo. Ok, ok, di qua ci siamo. E ci siamo, signori. Vorrei tanto per gli abbonamenti. Tra poco. I 50 follower mi servono per gli abbonamenti. Comunque, ragazzi, potete tornare. Buongiorno. La soundtrack. Buongiorno. La soundtrack, poi vi giro. La prima cosa che farò agli abbonati è girare questa playlist, perché è micidiale. Allora, Walter è un lupo. Okay. Volevo dire Elena è morta, però fate quello che vi pare. Oddio. Strano, perché l'ho vista col telefono e pensavo fosse un lupo. Invece anch'io no. Avevo quel problema. Non avevo ancora fatto il gruppo di lupi. Ha detto bene Elena. Okay, no, anche loro mi sa. Chiudi. Signori, prego. Chi è che può volercela con quelli che hanno meno punti in assoluto? Esatto, è un'atrocità questa. È una tragedia assoluta. Io penso che non sia, perché non l'avrebbe fatto. Ragazzi, io vi posso dire una cosa? No, ve la dico io una cosa, ragazzi. Io sono la veggente, ho chiesto di Michele e Michele è il lupo. Assolutamente. Esatto, sì, invece niente, non è vero. Sì, sì. Non è vero.
Ah, di così, proprio. Raga. Così al primo round. Ma è sempre a caso, quando... cioè, tra coniugi o reale? Raga, io non volevo lei, ma sono io la veggente. Vabbè, allora, abbiamo due veggenti. Aiuto, che succede? Ma che cazzo dici? Lucre, sei un lupo. Lucre è un lupo. Allora, io ho fidatissimo. Ho chiesto subito di Fazza. Fazza non lo è. Chiaro. Quindi, vedete voi il resto da fare. Quindi si sa poi prima cosa che portata veramente la vedente. Beh, la stanno buttando. Guarda, io spero che dopo lei ho fatto l'avvocato, perché vabbè, veramente di cazzate ne sono. Io lo conosco, io voto Lucrezia. Sono Lucrezia e Michele che stanno parlando il culo a vicenda. Con questa ci sta, è proprio così. E lui è un paraculo. Lucre è un lupo clamoroso. E c'è che vedo poco a cecche. Questo è un paraculo, ti pare. Ragazzi, bravo, perché sennò io la vedente. Non volevo dire che sono leggenda, tanto se no mi stempiano. Io non sono il veggente, non ho detto questa cosa. Non capisco perché Cic abbia portato come esempio proprio Edoardo. Perché guardare la sua carta, visto che è con lui? No, l'ultima volta. Ma scritto prima privata che era veggente. Scusami, ma l'ultima volta che chiaro. Quello non vuol dire. Io prima, come prima persona che ho chiesto, penso sia stato Mike quando ero il veggente nella prima manche, se non sbaglio. Quindi, quello vuol dire. No, ma poi un'altra cosa, se lo fate conti statisticamente, il più probabile che venga, se voi non siete, è proprio il vostro compagno di squadra. Quindi mettiamo da chiedere. No, però Lucre, però Lucre secondo me no, perché cioè, è veramente controproducente uccidere il proprio compagno di squadra se sei un lupo. Perché mi devo dire? Sei sicuro? Ma cosa, non ha senso questo discorso, perché no, tanto no, vincono comunque i villici anche se... dici perché comunque te potresti essere un lupo? O che sia un depistaggio? O che sia un depistaggio? Perché sono entrambi vivi, no. Sentite, cioè io personalmente preferisco ammazzare, se sono il lupo, il mio compagno di squadra, perché tutti pensano non sono io perché l'ho ammazzato, perché se no ammazza altre due coppie. No, invece non ha senso, perché se vuoi ammazzare il compagno di squadra, per me si può dire che sono un lupo clamoroso. Ragazzi, siete fantastici. Però la conosco. Fine tempo. Va bene. Io la mia l'ho detto. Partiamo da Francia. Oddio, scusate. Oddio. Non lo so se c'è. Francia, te mi conosci? Oh, voi due. Basta. Mettimi in muto. Non mi è riuscito prima, li devo mutare. Mi sono messo da solo. Non mi viene da votare nessuno dei due, quindi non voto nessuno dei due e vado totalmente a caso e voto Edo. Edo segna uno. Ma ti ho detto che è l'unico. Vabbè. Edo. Che sono salvo. Ah no, che cazzo. Edo, il lupo è Franci, ovviamente. No, mi ero completamente scordato di quello che aveva detto Cecche. Siccome non so se credere a nessuno dei due, no, ovviamente non voto lui. Scusate, mi ero scordato. Vai, ripensaci. Ultima volta. Voto Walter, sì, scusate. Oh, accanimento. Accanimento. È il mio compagno di squadra. Cioè. Vai. C'è anche il tuo compagno di squadra. Vai, Edo. Io, direi Luca. Lucre segna uno. Hashtag accanimento. Chat, hashtag accanimento. No, oddio, Lucre. Allora, ok. Quindi Lucre 1. Giusto? Edo, hai votato Lucre? Sì. Ok, passiamo a Cecche. Lucre. A questo punto. Lucre 2. Walter. Lucre. Lucre 3. Dibex. Ascoltate me, non so se morirò dopo. Sono Michele e il Cecche. Quindi voto uno dei due con più voti. È uguale. Sono a zero entrambi. Tanto muore lo stesso Lucrezia. Allora Michele intanto. Michele 1. Me la sento. Così. Lucre. Fidatevi. Lucre, devi accendere il microfono. Michele era indeciso se fa l'avvocato o il notaio. Ok, Michele, ora dopo che li avete creduto tutti, farà l'avvocato sicuramente. Va bene. Io voto Michele perché lui è Luca clamorosamente. Perché se fosse stato io mi sarei detto che ero io il veggente. Michele 2
e Lucre 4, a quanto se non ho fatto male i conti. Lucre, mi dispiace, capo. Ciao. Lucre, ci penso io a sconfiggere. Vi ricordo che le commercialiste hanno il fan bonus e Lucrezia potrà essere resuscitata mediante il fan bonus. Se lo merita. Buonanotte e passiamo alla notte. Resuscita Lucre. Allora, chat, ragazzi, allora la partita è finita, quindi immagino che dopo il 2-0 della Juve tutti o molto contenti verranno qua a festeggiare, chiamateli, o se non sono molto contenti verranno qua a tirarsi su timorale a causa della vittoria della Juve, che purtroppo fa sempre più scontenti che contenti. Siuste, siamo molto d'accordo, ma proprio tanto. Sì! Bene, intanto fammi vedere se nel frattempo possiamo andare avanti con il gioco. Giampi, grazie per l'iscrizione. Allora, Walter, te non puoi essere resuscitato, mi dispiace dirtelo, perché te sei stato ucciso. Ma te sei vivo, a parte. Ah no, è per il follow, hai ragione. Pensavo tu lo stessi pregando. Tra l'altro, Wallets, devi sapere che è stato colui che ti ha tenuto testa, ci ha cercato di tenerti su prima, però il resto della chat non l'ha accompagnato. Ok, allora, ok, ancora presto per emettere un verdetto. Nel frattempo, chat, ve lo chiedo ufficialmente, volete usare il fan bonus per Lucrezia? Giampi, non si può resuscitare Walter, se è vivo. Ancora i vivi non riusciamo a resuscitarli. Quindi no, ok, Ste non vuole resuscitare Lucre, Giampi te, Ivan, Mau. Se non la volete resuscitare, ok, ma cosa l'ho chiesto a fare ragione anche te? Va bene, possiamo ripartire allora. Datevi una svegliata. Svegliez, svegliez-vous. Perché devo dirvi che qualcuno ci rimane. E la persona che ci rimane. Sì, vi vediamo. E la persona che ci rimane è Dive. Lo sapevo, ricordate le mie parole. Raga, qualcuno l'ha fatto per incolparmi, date piacere. È ovvio, è palese. Problema vostro. Detto prima Dive, a parte che un lupo è morto per forza e il lupo era Luke, sennò sarebbe finita la partita, ripeto. Solo che io ovviamente siamo 5. Siete 5. No, siamo 5, è vero, siamo 5, è vero. Siamo 5. Quindi anche se ci fossero i lupi possiamo ancora in partita se ci fossero i lupi. Comunque. Allora, intanto io che morti non potevano parlare, prima cosa. E poi comunque Lupo era un lupo. In tutto questo, tanto ormai non mi avete ucciso, meglio. Io ho chiesto di, scusa ma non mi ricordo come ti chiami, in telefono, in chiamata con Lucrezia. Mica. Perfetto. Io ho chiesto di te, ti ho chiamato Maglia Blu, mi è stata risposta per Maglia Blu, perfetto. E sei safe anche te. Quindi... evidentemente è cecco. Perché? Per me adesso può darsi che sia Walter, perché sapendo che è la veggente, allora non l'ho ucciso per non destare. Io sto pensando solo a questo. Ma vedo anche prima quando ero con Franci abbiamo ammazzato uguale Elena, ed era
Ma è scontato che morisse Dibe che Luca ha ammazzato Dibe per quello che aveva detto prima su di me e Cecche. Era scontato che morisse lui. Quindi il lupo è 2 tra voi 3. Non so, non lo so. Fermi. Colpo di genio. Ragazzi, un attimo, ho avuto una correzione real time e ho chiesto di un'altra persona a quanto pare, quindi Francia è safe, scusatemi. Blu effettivamente, però chiedo venia. Questo vincente di questa partita, chiunque sia dei due. No, un attimo perché mi sono perso. Cos'è successo? Io ve lo dico, vi faccio questa predict, un lupo è Edo, secondo me. No. Ho detto che è safe, Edo. Non ci hai detto che è safe. No, prima lui ha detto che Edo è safe. Votiamo, direi. Non ho capito. Anch'io me l'ero perso un attimo quando ho votato. È scontato Walter, una era l'altra che era Luca era morta per forza, perché sennò saremmo nomi delle persone. Allora per bravi. Per Stepnode i nomi delle persone sono le nuove capitali del mondo. Capitali del mondo. Toronto. E non è Walter dopo che e muore. Cosa? E non è Walter dopo che di me. A parte no, perché se io fossi lupo ti ammazzerei effettivamente. Infatti io dopo allora chiedo, facciamo che Francia vota, fatemelo sapere sotto nei commenti. Francia vota. Quindi, io voto? Sì. Come prima Walter, confermo Walter. Confermo avanti. Walter 1 Cecche. Walter a questo punto è l'unico, 12-2 è 50-50, quindi. Walter 2. Ragazzi, c'è che non è il veggente. Walter sa a te. C'è che 1. Edo. Walter 3. Anch'io. Walter 4. Buonanotte, villaggio. Che poi, allora. Fa un bonus, per favore. Purtroppo. Anzi, svegliatevi, è tardi per il fan bonus. Svegliatevi perché è tardi. È tardi per il fan bonus. È tardi per il fan bonus. I lupi erano mica ciechi. Vincono i lupi. Grande. Non sapete giocare. Scusa, ma c'è che vi cambia 4 volte la carta che ha visto nel suo turno? Ah, sì, ci sta. No! Ma poi che ha fatto? Dopo nei commenti fatemi sapere chi cercare. Francesco Edoardo, io voglio delle scuse da parte vostra. Delle scuse. Beh, scusa. Nel frattempo aggiorno il punteggio ai nerd. Questa è la mia vendetta contro Edoardo. Questa è la mia vendetta contro Edoardo. Ti ho fregato meglio di quanto volevi fare te con me. Vedi? No, non possiamo. Anche te, Valdo, devi essere un po' più spingente. Ma perché? Se io mi espongo, tutti pensano che sia il lupo a prescindere. Ma tanto ti votano uguale. Ma lo so. La prossima volta sto zitta. Fare shake un mito, ma stai di fuori, si va sul personale. Allora, ragazzi, ultima partita facciamo. Manca 5 alle 11. Io direi che si può fare un'ultima partita e poi sì. Buonanotte a tutti. Vai. Ok, la situazione punteggio. Nerd e Nuvolini in testa con 4 punti. 3 punti per i podcaster e le commercialiste purtroppo sono a 1 punto. Giampi, è stato un piacere. È stato un piacere per noi averti qui con noi. Walter ti aspetta su Warzone. Tanto so che l'hai già chat, gli puoi rispondere anche te. Ok. Libero vedo molto male. Ok, vado. No, sono incazzatissimo. Vado a dirvi chi sono gli ultimi lupi. Potete. Grande, mettetevi in modalità notte, ragazzi. Mi odio.
Allora, ultimi lupi. Ho detto di ricordare le mie parole. Non l'hanno fatto, Pietro. Non mi hanno dato ascolto. Ultimi lupi. Ultimi lupi in arrivo. Allora, un secondo. Tempi tecnici. C'è che mi ha fatto impallare il telefono, vi dico solo questo. Perché io c'ho... Ecco qua, ok, adesso dovrei uscire a rimuoverlo. Ecco qua, ok. Ragazzi, cosa state facendo con le telecamere? Vi vedo con la coda nell'occhio, eh? Ok. Allora, vado a comunicare al signor o alla signora veggente di essere il signor o la signora veggente. Bene, allora, i ragazzi stanno giocando la loro notte. Siamo all'ultima partita. Vi ricordo l'appuntamento prossimo di questa serie, che sarà il 25 di novembre con Monopoly. Avete visto oggi sul mio Instagram, tanto lo trovate su Twitch, in instagram.com/pietempesti oppure tag pietempesti. Avete visto che ho spacchettato il Monopoly nuovo, perché mercoledì giochiamo a Monopoly, sabato grande conclusione con SPQ Risico, che è una variante di Risico ispirata al mondo romano, con qualche regola che si adatta perfettamente allo streaming. Quindi ragazzi, pronti? Controllo che la notte si sia conclusa. Ok, si è quasi conclusa la notte. Si è quasi conclusa la notte. E ok, buongiorno villaggio. Raga, io sono il lupo. Il lupo non sia lui, se o Francia o Mike, perché è tre volte che uno di loro due è il lupo e fanno sempre un punto matematico e mi inizia a rompere questa cosa. Guarda, Mike, guarda, giusto per Mike è morto. Ecco, speriamo non sia tanto. Hanno già fatto un punto. Beh, considera che se vincono i contadini ne fanno due. Se sono entrambi villici. Dirò una sola cosa. Che sia Lucrezia che cerca vendetta subito? No. Allora, no, basta accusare Lucrezia. Basta. In casa, devo dire. Era un gioco. Io dico la verità, io voglio uccidere con tutto il cuore, ma non ho la facoltà, Francesco e Edoardo. Perché hanno fatto la stessa partita. Cioè, devono morire. Io sono d'accordo. Sono d'accordo. Prima. Anzi, Edoardo, anche nella votazione di due partite fa, doveva scegliere fra Francia e Lupe, quindi... Ammetto che me lo merito. No, Francia, prima mi dovevi scegliere, sì, assolutamente. Vabbè. Ma io... Perché dovevo chiedere a Lucrezia, poi io me lo scegliere Francia. Io Lupe, sinceramente, non ti ho non creduto, scusa. Però non ho nemmeno creduto a lui, quindi non saprei, non so, mi avete trollato, mi ha trollato. Vabbè, fate pure. Vabbè. No, potete discutere. Volete discutere? Potete discutere un altro minutino. Qualcuno ha qualcosa da dire? Perché non è che ci sia molto da. Io sono il veggente. Ho visto la carta del cecchio e salvo. Ah, no, quella di Walt. Ah, no. No, scherzando. Non lo so. Non lo so. Queste reference furbine. Allora, direi che c'è sufficiente silenzio per la votazione. Partiamo da Cecche. Faccio una cosa folle, voto me stesso. È impazzito. Guardiamo che dopo l'altra partita è impazzito. Io
Ammetto che ho omesso. È così confuso da colpirsi da solo. Ammetto che ho omesso delle cose del regolamento che gli ho mandato oggi. Tra cui ho ammesso il fatto che, diciamo, da soli l'hai omesso. Votare. Vabbè, votati da soli. Che ti devo dire? Votati da soli. Non lo fa votare da soli. Non ho, ma non lo fai, dai. Non ho veramente paura, non lo puoi fare, basta. Va bene, allora... Fai l'uomo! Scegli una persona, forza! Voto il narratore. Fai, scegli una persona voto... tra quelle che giocano. Voto Franci, che è più probabile per essere ucciso. Ah, dai. Voto Franci. Grazie. Francia, come rispondi? Vota. Ah, io? Ma perché sempre subito? Voto Shake, cazzo. Ce lo siamo scambiati. Bene. Elena. Io sto andando a caso, Francia, da come mi vedo sullo schermo. Va benissimo. Decisione degli occhi. Non lo so. Ora voto Lucrezia. Signor Giancarlo, non è niente di personale, ma secondo me Dive. Dive segna uno. Allora io sto... stiamo arrivando contro i podcaster. Cioè io non commento. Guarda, Dive vota. Guarda, vorrei votare Walter solo per autoeliminarci, però voglio vedere un po' di... Sì. No, è uguale. Sì, vorrei votare Elena per il picca, in realtà. Però quindi chi vuoi? Inutile. Boh, uno che c'ha già un voto, dai. O Cecchi o France? France, inizia la mia vendetta della partita scorsa. Però, cioè, non c'è niente che gioca, è tutto personale, tranquillo. Che bella questa cosa. Che bello. Edo. Apprezzabile. È giusto. Lo capisco. Luke, no. France. France segna 3. Ho sbagliato prima. Walter. Io ho due miei lupetti che mi sono immaginato e però ormai il mio voto non può ribaltare nulla. Può riaprire la situazione. Non ribalta, può ma può riaprire. Io dico Francia. Francia 4, ok, il tuo voto chiude invece i punti. Lucre vota. Lucre vota. Ma perché devo votare se è già fuori lui? Vota. Esprimiti. A me non ho idea con gli altri di cosa voteresti. Vabbè, io sono uno. Votami, Lucre, voto la Edo. Vendetta per prima. Ah, okay. Edo 1, ok. Perfetto. Okay, arrivederci. Good night, my lovers, good night. Edo accetta. Allora, vi ricordo che France... non è resuscitabile perché i nuvolini hanno già usufruito del loro fan bonus. Ragazzi, lavorate là sotto. Siamo alle battute finali di questa live. Perché ormai manca poco. Mancano probabilmente le ultime due notti. Una o due notti. Quindi, nel caso in cui uno tra i podcaster e una tra le commercialiste vengano uccise per mano del villaggio, le potrete risuscitare, scelta vostra. Ok, allora ok. Sì, diciamo che è stato un momento del genere. Sì, sono d'accordo. Mi avete messo in difficoltà. Anzi, c'è che mi hai messo in difficoltà. Guarda, meno male c'è la telecamera spenta, il microfono spento. Ecco, parli come un chattaro. Bravissimo, così. Non ve li voglio nemmeno immaginare, sti bacini. Comunque, aspettiamo ancora qualche attimo e poi siamo pronti a tornare per una delle ultime votazioni di stasera. Quindi chiamate i vostri amici perché siamo veramente in fondo
per vedere chi vincerà stasera e chi si troverà ad avere magari un bel vantaggio nelle gare della prossima settimana. Quindi chiamate tutti per un gran finale. Aspettiamo. Ok. Buongiorno. Io Walter. Ok. Fosi. Vorrei dire una cosa, che i lupi, chi è che non si è, che non è resuscitato, chi è morto tra l'altro? Aiuto, sto facendo i conti, mi sono dimenticato chi è che c'è. Ah, Francia, poveraccio. Allora, io sono morto, ragazzi. Sì, hai ragione, me ne ero scordato. Oddio. Ok, volevo dire che i lupi hanno deciso che dispiaceva far tenere Mike morto con la telecamera accesa e tutto, quindi hanno risolto il problema alla fonte e hanno fatto fuori anche Lupe. Quindi potete che faccia piagli rabbia. Quindi siete caput entrambi. Mi devo sfogare. Rimanete voi cinque e fatevi quella che potrebbe essere l'ultima discussione di questa sera, secondo come finirà. Allora, a questo punto sia Elena, potrebbe non essere. No, vabbè, scusami. Allora, Elena potrebbe essere un lupo, è uguale Franci per il discorso che non possono essere due lupi di squadra. Franci è morto, quindi escludiamolo. Allora, quindi io subito che non sono un lupo, e infatti questa cosa mi turba, perché stavo fosse lui, almeno si faceva almeno un punto, però no, non lo sono, quindi se perde il villaggio ne facciamo anche zero. No, non sono, secondo me è... essere Edo, perché Lucre l'ha votato prima e secondo me... Cioè, quel che dico io, ragazzi, è che ora si è fatto fuori. Cioè, volete far fuori Edo e avete fatto fuori France per prima. Però se si vuole giocare seri, queste cose non bisognerebbe considerare. Io penso che Lucre, non lo so, per cui magari mi sta bestemmiando contro se mi sente, ma penso che Lucre volesse votare Edoardo per prima. Però comunque, cioè, ciò non è che distolga che potrebbe essere lupo, nel senso, non è per dire questo, però è per dire che siamo seri. Effettivamente, se usciamo da quell'ottica lì, anch'io non ho nessun motivo per votare Edo. Così come si vorrà che... Questo è quello. E io in questo mi sento cattivissimo a dirlo, ma... Vabbè, siamo più o meno quasi con gli stessi punti, ma... Io mi sentirei di votare uno dei due podcaster, senza niente di personale, dico io però... Anche Elena in questo momento mi puzza, perché è partita già all'inizio dicendo non sono lupo, che sia un modo per pararti il culo. Non sono io, cioè, nel senso, se mi voti me ne faccio una ragione, ma non sono no, io. No, ma nel senso, te lo dicono umanamente. Non dice niente, perché cosa secondo me, allora, se c'è ancora il vigente in vita, può darci qualche consiglio. Se no, non escludiamo il fatto che uccidendo magari Francesco a caso... Cazzo ne sai, magari era davvero lupo. Ci sta, però c'era una possibilità fuoco, nel senso, c'era un 12,5%. È difficile. Io, onestamente, a vedere proprio come postura cosa fate, non me ne avere, Walter. Però io punterei il dito contro di te e Elena. Ragazzi, io sono il veggente. Poi fate quello che volete. Chi hai chiesto? E chi hai chiesto? Veggente, dici. Ho chiesto Elena. E non sono. È il lupo. Stiamo bruciando, ragazzi, io non sono, a lui ragazzi, a lui, io non sono. Anzi, guarda, non mi importa, uccidetemi, poi il pubblico mi resuscita, è lui il lupo, non sono io. No, perché io dovrei buttare fuori Elena, non ho capito, cioè, così a caso. Io non sono un lupo, ragazzi. Fermi, Walter, chi ha chiesto nei turni precedenti? Veloce, Franci che è stato buttato fuori. Guarda come inventa. E poi? Votatelo subito, ragazzi. Votatelo subito, per piacere. Votatelo immediatamente. Walter, subito, ragazzi. Non sta dicendo a te la sette persone che ti ho chiesto. Allora... Vai, Walter. Io voto Walter, è lui, raga. Walter. Sì. Ci sono già tre voti contro Walter. Siamo già a posto, Pietro. Quattro su Walter. Allora, Walter, chi voti? Io voto il fan bonus, voto la chat, rianimatemi. Vai, Walter fuori, muratelo fuori, veloce.
Occhio a Check. Va bene. Occhio a Check. Buonanotte. Penso unanimi. Sì, unanimi, effettivamente. Allora, chat. Potete usare il fan bonus per resuscitare Walter et solo Walter. Volete usare il fan bonus? Lucrezia, non la potete resuscitare perché non è stata uccisa dal villaggio. Il fan bonus funziona solo su chi è stato ucciso dai Luci. Scusa, ma quindi Luci non lo possiamo più usare se questa è l'ultima partita? Non mi sembra giusto. Cosa, Ele? Cioè, quindi ormai è Luci non ci può resuscitare nessuno, non si usa il bonus mai. Come i podcaster in questo momento non sono stati resuscitati. E non è Lucre è stato chiesto prima che non e non l'hanno voluto resuscitare nemmeno prima. Ok. Beh, in realtà ora io controllo perché se sono pronti i ruolis in realtà possiamo passare alla conclusione di questo turno. Ultima chiamata per la chat. Fan bonus, sì o no? Ultima chiamata. 5 4 3 2 1 E fu sera e fu mattina. Svegliamoci. Sento di essere morto, non so perché. Le sirene di sottofondo. E su la morte di Elena. Certo. Raga, perché io dichiaro la vittoria dei lupi, Edo e Divex. No! Riero la peggiante di nuovo. Dive. Ho votato Dive al primo turno e ho detto che era capito, vero? Hai fatto un suicidio assistito perché l'avevi capito. Io avevo capito che te almeno te eri lupo e quindi quindi era Divex e no, sei serio? Non è infatti facile. Io quando ho sentito Edo. È una tattica criminale questa, cioè. Tra l'altro ho rischiato, ma lui sapevo, cioè, tra l'altro Walter, vorrei dirti una cosa. C'è che prima ha fatto un errore quando ti ha fatto la terza richiesta. Te avevi detto Francia che è stato ammazzato, Elena che era un lupo. Ma io ho fatto solo due turni, quindi te bastava che tu dicessi turni finiti invece di metterti a ridere e fare il suicidio assistito. No, ma ho sbagliato. Ah, bene. Ma infatti, te avevi ma sbagliato, infatti saranno giocati solo due turni. Cioè ti sei proprio ammazzato. Oh no. Oh no. Chi era l'altro lupo? Edo. Quindi in realtà avete pareggiato i nuvolini, però avete fatto vincere i nerd. Beh, era inevitabile. Fazza, dai, mi congratulo. Cosa ti devo dire? Meno male. Non si poteva dire. Non si poteva vincere. Sì. Michele, ti abbiamo ucciso subito perché ti temiamo, comunque. Sì, esattamente. Boia, che cattiveria. Quindi. Allora, il tuo messaggio, Michele è più sveglio. Povera voi. No, quindi che mi ammazzate per primo, mi arrabbia. No, vabbè, però. Anzi, è stato un attestato di stima da parte dei lupi. Comunque, ragazzi, per me, io e Michele si è vinto tutto. No, ho già vinto il campionato. Lui si è vinto il campionato. Io cioè, la squadra di Michele. Avete vinto perché questa società è maschilista. Se ci fossero state più donne, ok, non avreste vinto. Siamo al 85%. Però al 25%, vanno bene. Avete votato sempre Lucre. Cioè, proprio sì, non ha avuto senso. Aspetta, il Luke è più sfigato perché è sempre nella stessa squadra. Non avevo mai il punto sicuro. E poi non ho, anche questa cosa qui. Che no, 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 frena. Lucre l'ha fatto il lupo. Beh, una volta sola. E anch'io una volta sola. Anch'io, Dio. Noi l'abbiamo fatto tre volte. Vabbè, è random. Ragazzi, li ho fatti a caso, eh.
Ah, Pietro, hai dato il punto a noi. Io sarei molto felice, ma non credo sia no. Hai ragione, dei sì. Nerd. Vabbè, ma secondo me è meglio essere felice che prendi due punti piuttosto che prendi un punto. Infatti, Elena, cioè le ultime volte a voi conveniva, perché nel caso in cui vincessero i felici avreste fatto due punti. No, ma io dico solo che secondo me non aveva, cioè, quel senso, questa cosa che uno è per forza e uno no. Cioè, secondo me restringi il campo per nulla. Cioè, doveva essere random, però. No, invece ha senso, secondo me. Io l'ho messo. È la meccanica in più che ci sta avendo poche meccaniche. Io l'ho messo per un discorso molto semplice. Per evitare che nel caso in cui vincessero i lupi, due punti una squadra, zero tutte le altre. Sì. No. Uguale che poi ci sono. Vabbè, comunque. Solo con noi non c'è il rischio. Cioè, vabbè, comunque arrivo davanti a tutti dopo la partita di prima. Allora, la partita di prima è successo uno scandalo. Cioè, la quarta partita è stata scandalosa. Tra l'altro, sì. Non sono stati giocati due fan bonus a questo giro. Chat, siete stati molto cattivi nei confronti delle commercialiste e dei podcaster. Ma è arrivato il momento di vedere la nuova classifica. Ma davvero siamo tutti a 4, Pietro? Ah, no, ok. In attesa di penalità. In attesa di nuove penalità derivate dalla nuova mossa di Walter. Aspettate che mi specchio così almeno. Ecco. Walter, le penalità il mercoledì prossimo le vedi, ok? Allora, è una minaccia di morte. Allora, poiché c'è un ex aequo, verranno dati 3 punti ai 3 punti ai nerd per aver vinto, 2 punti ai podcaster e ai nuvolini, e 1 punto alle commercialiste che quindi. Ora voglio vedere se ce la faccio ad aggiornarli in tempo. Questi nerd volano un po' troppo alti, però, cioè. I nerd volano a 5 punti. Attenti a quei due. Ma poi ci levi l'asterisco ora? No, l'asterisco rimane. No. Adesso è per ogni volta meno un punto per voi. Ecco, alla fine ci avremo una stellina scritto sul campo, vittoria sul campo. Cioè, comunque non ci hanno dato la penalità e non ci hanno nemmeno dato il fan bonus. Stasera vi hanno odiato. Allora, vediamo la classifica aggiornata. Comandano i nerd che hanno 2 punti di vantaggio al giro di boa, con 5 punti, pari merito a braccetto tra le commercialiste e i nuvolini a 3 punti, i podcaster che sono dietro di 1 punto anche grazie alla penalità. E occhio, perché l'ultima mossa di Walter verrà rivista al VAR, proprio, che poi il problema è che al VAR c'è lui, quindi questo potrebbe essere un problema. Questa mossa verrà rivista al VAR. Detto ciò, io, ragazzi, vi ringrazio di nuovo. Torniamo in modalità only chat. Ok. Vi ringrazio di nuovo per essere stati qua. È arrivato il momento di scegliere il raid. Vediamo un po' se Wenner è in live. Andiamo da Wenner. Wenner è in live, se no c'è. Wenner è in live. Sì. Se no andiamo se no si fa un raidone a Dario Moccia. No, a caso. Andiamo da Wenner. Ci starei. È arrivato il momento di scegliere il. Il raid. Allora, il raid, per chi non conosce Twitch, noi a fine live possiamo scegliere un altro canale da cui andare tutti insieme e gli andremo a scrivere tutti in chat accanimento, perché è stato l'hashtag di questa sera. L'emoji del Gabibbo, ragazzi. L'emoji del Gabibbo. Anzi, l'emoji del Gabibbo. Ragazzi, hashtag Besughi o hashtag Belandi. Anzi, Besughi, ok. Sono d'accordo, andiamo dal Darione stasera. Da Wenner ci siamo andati l'altra volta. Andiamo da Dario Moccia, tutti a spammare accanimento. Accanimento. Va benissimo. Pronti? Partire il raid. Ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo mercoledì, sempre qui. Cioè, prima ci vediamo martedì con la radiocronaca dei Game Awards. Mercoledì giochiamo a Monopoly. Preparatevi, perché adesso ci si affida solo alla dea bendata. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Allora, dovrebbe essere che sta comparendo il tasto per il ride.
pronti sì. Perché no. Si va a fare il raid a Dario Moccia. Io ancora non ho messo in chat live. Basta che sulla, entrate in chat. È già accettato. Devi, cioè, entrate se in non chat vuoi, e fate il raid. Okay. Ah, ciao a tutti. Pietro, mi senti? Ciao ragazzi. Pietro. 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 Io ti sento.